Eccoci qua ragazzi per questo nuovo video, spero che l'introduzione vi sia piaciuta. Infatti adesso sto andando a cercare un posticino carino, ho lasciato un po' le mie zone, sono venuto su verso Cervino, adesso sto salendo verso Cervino perché giù da me c'è nebbia e sto venendo su appunto per presentarvi un po' nuovo acquisto, questa nuova moto che avrete ormai capito di cosa si tratta, ovvero una V-Strom 1000 del 2019, quindi non ho preso una moto nuova ma l'ho presa usata con 18.000 km. La mia dello stesso anno ne aveva 27.000, quindi credo di aver fatto anche un bel affarino. E intanto che andiamo su, la proviamo un pochettino. Quindi V-Strom 1000, moto che comunque è molto ma molto superiore credo alla Tracer 700 che avevo fino adesso sotto tutti i punti di vista, diciamo. Il motore davvero spettacolare, ciclistica devo dire anche questa molto ma molto più performante rispetto alla Tracer 700. Infatti ha un mono ammortizzatore regolabile in precarico, e invece di avere la, come si chiama, la chiave, c'ha la monopolina per poterlo regolare. Anche le forcelle anteriori sono regolabili. Quindi questo è l'acquisto. Abbiamo comunque di serie due livelli di traction control, 1 e 2, non c'è sport o rain, 1 e 2, e poi c'è comunque, si può anche disattivare. Questa non è la versione con le ruote a raggi, ma è quella normale, quindi è un po' più stradale, però penso che comunque anche un po' di fuoristrada leggero riesca a farlo benissimo. Qua ci sono giù un po' di fogliettine, ragazzi. Come dicevo, un po' di fuoristrada comunque penso che possa farlo, lo facevo anche con la Tracer, quindi non vedo il perché con questa non si possa fare. Devo ancora prenderci la mano un po', però è un po' più grossina rispetto alla Tracer e per questo avrà anche sicuramente più capacità di carico. Ditemi voi cosa ne pensate dell'acquisto. Comunque la prima cosa che andrò ad installare sono le borse laterali. Adesso non so ancora se prenderle di plastica o di alluminio, sto ragionando un po' su, nel caso vado ancora con quelle morbide che ho. Comunque davvero a primo impatto mi sembra una moto molto molto agile, comunque anche nei tornanti è ben guidabile e li prende bene, è molto maneggevole.
anche se ha un bel peso, non si fa sentire più di tanto. E niente ragazzi, penso anche di avervi magari un po' sorpreso con questa moto, visto che in tanti avevano detto hai preso una BMW, giustamente perché sono andato in un concessionario BMW, era lì come usato, e quindi ho optato per questa che secondo me anche a livello di linee mi piace molto. L'avrei preferita di un altro colore, però anche il nero non mi dispiace. Magari andremo a fargli qualche personalizzazione sul colore. Era lì appunto in un concessionario BMW, ostrica, e appunto ho penso colto al volo l'occasione e gli ho lasciato lì la mia e ho preso questa. Che stavo dicendo che a mio avviso nel settore delle maxi enduro è quella che costa un pochettino di meno rispetto alle altre, rispetto magari un Africa Twin o una Tiger della Triumph. Comunque nel segmento appunto è quella un po' più economica. Anche se comunque non ha niente da invidiare, credo, anche alle altre. Davvero, davvero salendo. Mi sto rendendo conto che è davvero bella agilina, ha una bella spinta, anche ai bassi esce bene. E niente ragazzi, io concluderei qua questo video, adesso cercherò uno spottino per fare qualche fotina. Quindi concluderei qua questo video, scrivete nei commenti cosa ne pensate dell'acquisto di questa V-Strom 1000 2019. E niente, ricordatevi anche di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e alla prossima. Ciao ciao.